perdite. Oggi questa parte di lezione la dedichiamo proprio a un excursus sulle tipologie di perdite con cui possiamo avere a che fare nelle nostre due macchine. Poi per ogni categoria di macchina puntualizzeremo meglio quello che diciamo oggi. Oggi appunto facciamo un po' un riassunto generale. Il lavoro di Olero, sia nella formulazione diretta che nella formulazione indiretta, ci dice quanto lavoro, quanto energia meccanica viene effettivamente scambiato tra il fluido e le palettature. Dopodiché, sapete bene, l'abbiamo già richiamato, eccetera, c'è un certo rendimento che mette in rapporto ciò che è l'effetto utile con quello che abbiamo investito. Quindi, se abbiamo a che fare con una macchina motrice, effettivamente il lavoro descritto dalla relazione di Eulero è un po' inferiore rispetto a tutta quanta l'energia meccanica che è stata investita nella trasformazione dal fluido. Viceversa, se abbiamo a che fare con una macchina operatrice, il guadagno di energia meccanica corrispondente a un certo lavoro di Eulero sarà un po' inferiore per le degradazioni. Questo ci ha portato già a definire un rendimento di stadio nelle volte scorse. Puntualizziamo un po' meglio questi rendimenti e le perdite con cui abbiamo a che fare. In particolare distingueremo due tipi di perdite. Le perdite che chiameremo di palettatura, che in realtà sono connesse alla storia termodinamica e fluidodinamica di ogni chilogrammo di fluido che attraversa il nostro stadio. Quindi, seguendo l'evoluzione di ogni chilogrammo di fluido, condotti statorici, condotti rotorici, tutte le degradazioni di energia meccanica che questo presenta, per noi vanno a definire quelle che chiameremo perdite di palettatura. A queste, per caratterizzare il rendimento di uno stadio o di una macchina monostadio, dovremo poi affiancare quelle che chiameremo perdite complementari, che comunque sono legate all'interazione tra il fluido, in maniera più generale, alle interazioni tra il fluido e gli elementi della macchina. Le vedremo poi più in particolare, fondamentalmente tratteremo le perdite dei giochi, le perdite per attrito sui dischi e le perdite per ventilazione. Ora, focalizziamo l'attenzione sulle perdite di palettatura. Cos'è che fa degradare l'energia meccanica quando il flusso si muove all'interno dei condotti, quando il fluido si muove all'interno dei condotti rotorici o di quelli statorici? Quali perdite dobbiamo considerare? Beh, già abbiamo trattato degli effetti legati alla comprimibilità. Quindi se abbiamo dei tratti di nuovo supersonico, lì è probabile che per una qualsiasi perturbazione si mescolino delle onde d'urto o delle espansioni libere che portano a degradazione di energia. Caso quindi di modi supersonici e ovviamente, e quindi stiamo trattando flussi comprimibili ovviamente. L'altra fonte di perdita è legata al fatto che i fluidi, i nostri fluidi reali, sono viscosi, quindi dobbiamo considerare gli effetti viscosi legati alla formazione degli strati liquidi. In questo senso possiamo distinguere tre tipi di perdite. All'imbocco dei condotti parleremo di urto flusso pari. In realtà, molto spesso, quando in questo corso faremo riferimento alle perdite d'urto, non intenderemo al fatto che ci sono delle onde d'urto, ma faremo riferimento in realtà alle perdite all'imbocco dei condotti. Tradizionalmente si usa questa dizione, come se ci fosse un urto tra il flusso e le pale. Poi, all'interno dei condotti abbiamo l'interazione fluido-parete. Una volta intervengono gli strati limite con degradazione di energia meccanica e poi alla fine dobbiamo considerare anche quelli che sono le perdite allo sbocco. Noi fino adesso, e poi in realtà nel proseguo continueremo, con il nostro bel approccio monodimensionale. Abbiamo già visto la volta scorsa che in realtà c'è poco di monodimensionale nel flusso nei vani intrapalate, Le velocità sono disuniformi, tendono a essere più alte sui dorsi, più basse sui ventri.
Questo porta a non avere uniformità neanche nella distribuzione delle pressioni, ragionando sul piano intravalare. Vedremo più avanti che in realtà non c'è uniformità neanche quando ci muoviamo lungo l'altezza della valle. Non c'è uniformità nel campo di moto perché magari qui abbiamo la formazione di un strato limite, come ce l'abbiamo sui profili padari, lo strato limite si forma anche sulla cassa, sul tratto in questo caso di tamburo con cui il flusso va a interagire, si formerà anche qui sopra sulla cassa che contiene la nostra girante, ma vedremo che anche la pressione varia in maniera significativa quando ci muoviamo lungo l'altezza della valle. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, questo fa sì che nei vani intravalari si formino tutta una serie di moti secondari, flusso secondario, un bel vortice ad anello che in genere se ne formano due controcorrenti che riempiono il nostro vano palare, più una serie di vortici sull'apice e sul mozzo della pala, dove c'è l'attacco della pala al mozzo. Insomma, il moto in realtà è estremamente complicato e tridimensionale. Tra l'altro, nello studiare l'interazione del flusso con i vani, dobbiamo tener conto, noi facciamo la schematizzazione di moto stazionario, e in realtà qui avremo le pale rotoriche che ad esempio si muovono davanti alle pale statoriche. La posizione relativa di pale rotoriche e pale statoriche cambia di continuo man mano che il rotore gira. In realtà il flusso, a ben vedere, non è neanche stazionario. Al più può essere periodico, perché ogni tot di tempo una pala rotorica avrà riassunto la stessa identica posizione rispetto a un certo vano statorico. E quindi in realtà le condizioni di flusso sono molto molto complesse all'interno dei nostri condotti rotorici, e questo tenderà inevitabilmente a aumentare le degenerazioni. Perché è chiaro che se io qui ho una struttura in modo vorticoso, quindi ho dei gradienti delle velocità, a questa struttura di modo vorticoso si sono associati i gradienti delle velocità e quindi sforzi di taglio e quindi energia meccanica degradata insieme a flusso di lavoro. Questo stesso vortice, a parte gli strati limiti che si formano sul profilo e che si formano sulle altre superfici della macchina, tipo la superficie del mozzo o la superficie della cassa, tendono ad aumentare la degradazione di energia meccanica. Sempre in maniera del tutto generale, detto che vi ho accennato, che quando vi ho premesso che noi parleremo in generale di perdite d'urto, riferendoci appunto alle perdite che il flusso presenta quando imbocca un condotto. Fondamentalmente quindi, noi la volta scorsa abbiamo definito l'angolo di incidenza, le perdite d'urto sono legate al fatto che il flusso in ingresso a un condotto presenta un certo angolo di incidenza. Quindi bene o male quando entra, provenendo da qui, dall'interno di questo condotto che potrebbe essere rotorico o statorico, facciamo finta che sia rotorico, esso dovrà riadattarsi. Riadattarsi significa formazione di gradienti delle velocità, significa strati limiti, significa perdite di scosa. Quindi significa che un flusso che entra all'interno del nostro condotto presenterà delle perdite per entrare. In particolare, facciamo proprio l'esempio che sta sulla slide. Poniamo di avere pale di spessore infinitesimo, magari sempre delle lastre piane, per esempio, di le cose. Sia questa la direzione geometrica definita, quindi dalla mia schiera di pale, in questo caso la mia schiera di lastre piane. All'interno del condotto, A con 0 mi dà la sezione utile al flusso. Se io ho un flusso che effettivamente segue la direzione geometrica definita dalla mia pala, lo spessore è anche infinitesimo,
tra monte e valle, Beniamino, questo entra all'interno del condotto con una certa velocità e quella velocità rimane inalterata, quindi non subisce né accelerazione né decelerazione. Abbiamo in questo caso molto particolare, ideale. Supponiamo il caso invece che il flusso presenti una certa incidenza. Quindi un certo valore I con 1 dell'incidenza. Che mi fa definire a monte del condotto una certa sezione utile di passaggio che nel piano è il segmento A1, la sua traccia è il segmento A1, minore del segmento A0 che abbiamo all'interno dei condotti. Quindi se il flusso proviene dalla direzione caratterizzata dall'incidenza I1, che succede? Vede aumentare la sua sezione di passaggio quando passa tra monte condotto e valle condotto. Valle, scusatemi, ingresso al condotto, diciamo così. Quindi che fa questo flusso? Dovrà riadattarsi innanzitutto come linea di corrente, generando quegli effetti bidimensionali di cui abbiamo parlato e quindi dei gradienti delle velocità a cui sono associate delle elettriche. La sezione utile tende ad aumentare e la velocità tenderà a diminuire. In questo caso parliamo di imbocco o urto flusso pala con decelerazione. Se in viceversa in questo caso l'incidenza è negativa, in realtà accadrà esattamente il contrario: abbiamo un flusso che entra nel condotto vedendo diminuire tra monte e valle dell'ingresso la propria sezione utile per il passaggio, quindi in quel caso sarà un flusso che tenderà ad accelerare. Ora, per quello che sapete della fluidodinamica e quello che abbiamo richiamato in queste lezioni, dovrebbe essere chiaro che in fluidodinamica, quando abbiamo decelerazione, warning, perché decelerazione significa quindi recuperi di pressione, significano strati limiti che si muovono contro un aumento di pressione, il che ostacola quel meccanismo di recupero energetico che abbiamo visto l'altra volta, o meglio, lo rende ancora più difficile, e quindi favorisce la possibilità che la vena si stacchi. Quindi, sia nel caso che abbiamo un ingresso con accelerazione, sia nel caso che abbiamo un ingresso con decelerazione, avremo sicuramente delle perdite dovute al fatto che il flusso deve riadattare la propria direzione media rispetto a quella che è definita dal condotto. Queste perdite tendono a diventare particolarmente, ad essere più gravi quando l'urto è con decelerazione, perché in questo caso, operando contro un gradiente di pressione, decelerazione si associa a un tentativo di recupero di pressione da parte del flusso, quindi gli strati limite saranno forzati a viaggiare contro un gradiente di pressione, è più facile che si vada incontro al fenomeno di distacco eroico. Facciamo riferimento alla relazione del professor Flatter: le perdite energetiche associate agli urti, a questo tipo di urti, possono essere espresse secondo tale relazione un coefficiente empirico per il modulo della differenza delle velocità che il fluido presenta a monte e a valle dell'urto, elevato al quadrato. Meno male, in fluidodinamica, quando abbiamo modi completamente sviluppati, le perdite legate all'azione degli strati limiti alle azioni viscose sono sempre legate al quadrato della velocità. In questo caso, questo coefficiente empirico è un po' più alto, possiamo assumere un valore di 0,7 secondo questa schematizzazione, se all'urto è associata appunto una decelerazione. Quindi parliamo di perdite di urto fondamentalmente quando c'è
incidenza flusso cava. Ora, quindi se noi dobbiamo progettare una palettatura, che tenderemo a fare in linea di massima? Quale sarà l'approccio che sceglieremo? Vogliamo meno degradazioni possibili di energia, quindi l'incidenza la porremo pari a zero. Cercheremo di far sì che l'imbocco sia il più liscio possibile, il più smooth possibile. Quindi, almeno in condizioni di progetto, normalmente tali perdite possono essere approssimate a zero o comunque dovrebbero essere le minime possibili. Tant'è vero che si parla di incidenza nulla, o meglio ancora di incidenza ottimale, per minimizzare le perdite che abbiamo quando il flusso imbocca con i nostri condotti. Questo nelle condizioni di progetto. Quindi ritorniamo al nostro esempio. Vediamo che questa appunto è una schiera rotoria. Siamo stati bravi, l'abbiamo calcolata bene, abbiamo questa velocità. W1 a monte, facciamo un'approssimazione di questo genere. Questa è la velocità U di trascinamento con cui si muove la schiera, questa è la velocità C1 assoluta, quindi che il fluido presenta a monte della schiera. Classico triangolo delle velocità rettangolo che caratterizzerà tante nostre schiere. Quindi ci siamo calcolati bene la W1, abbiamo disegnato bene la nostra schiera in maniera da non avere, di avere incidenza zero all'imbocco, quindi minimizzare, secondo il nostro criterio, le perdite di imbocco, addirittura renderle nulla in questo, caso ideale. Il problema sussiste che la macchina, ok, noi la progettiamo per determinate specifiche di funzionamento nominale, ma poi la macchina non funzionerà sempre alle condizioni nominali, secondo quelle che sono le specifiche di progetto. Sarà regolata prima o poi, anzi molto spesso viene regolata. Oggi sempre più spesso le turbomacchine devono funzionare in maniera regolata. Regolata ad esempio variandone la portata che la attraversa. La portata che attraversa la nostra macchina, la nostra schiera in questo caso, si correla a quale grandezza? A quale componente delle velocità? La velocità meridiana, ossia l'altezza del triangolo. Se stiamo aumentando la portata che attraversa la macchina, significa che cambia l'altezza di questo triangolo delle velocità, magari da questo C con 1 passiamo a questo C1 prima. Se la velocità della schiera, la velocità con cui ruotano le pare, rimane invariata, e quasi sempre è così, se non abbiamo nessun altro tipo di accorgimento, il triangolo delle velocità C con 1 aumenta perché aumenta la portata volumetrica, la direzione resta invariata, sempre 90 gradi, la U è la stessa, ma la W1 è figlia della sottrazione tra la C con 1 e la U con 1, deriva da questa composizione vettoriale. Quando la macchina va in regolazione e noi l'abbiamo progettata bene, inevitabilmente sorge un'incidenza per quanto riguarda l'ingresso del flusso ai canali rotorici. Lo stesso accadrebbe se diminuiamo la portata. In questo caso abbiamo un'incidenza negativa, diventerebbe un'incidenza positiva. Lo stesso accade se invece manteniamo invariata la portata e variamo la velocità U, quindi variamo quella che è la velocità di rotazione della macchina. Quindi in realtà le perdite di urto sono le perdite che caratterizzeranno sempre il funzionamento delle macchine regolate. Al punto di progetto noi faremo in modo di renderle nulle o meglio ancora minime. Appena una macchina avrà in regolazione, meno male tenderanno a sorgere questo tipo di perdite e dovremo poi prevedere qualche dispositivo per cercare di attenuarne l'impatto.
Quindi, se mi avete seguito in questo ragionamento, io posso aspettarmi che se la portata elaborata dalla macchina è pari a quella di progetto, chiamiamola Q punto M, le perdite associate all'urto siano presso a poco zero. Queste tenderanno a sorgere e diventeranno sempre maggiori man mano in realtà che la portata effettiva elaborata dalla macchina si discosti da quella che è la portata di progetto. Se teniamo presente la relazione di Kleider che abbiamo visto poc'anzi, ci diceva che in realtà dovrei andare a considerare la differenza tra le velocità monte-valle e poi elevare al quadrato per avere l'energia specifica degradata a causa delle perdite di imbocco. Beh, quella differenza di velocità monte-valle è proporzionale proprio alla differenza, facciamo il caso di flusso incomprimibile, è proporzionale alla differenza tra le portate, in particolare tra le portate volumetriche, elevata al quadrato. Quindi noi esprimeremo in maniera qualitativa le perdite di urto che possono sorgere quando una macchina va fuori progetto tramite questa relazione. Un certo coefficiente di proporzionalità, in genere trascureremo se si tratta di urto con accelerazione o decelerazione, facendo soprattutto quando dovremo fare dei ragionamenti qualitativi, e per noi queste perdite saranno legate a quanto la portata di funzionamento differisca dalla portata di progetto. Sempre in fluidinamica la decelerazione è particolarmente pericolosa, sempre. Quindi i problemi principali, queste perdite di urto le danno quando abbiamo decelerazione del flusso, quando vediamo il flusso si muove contro un gradiente di pressione, quindi in particolare quando abbiamo a che fare con macchine operatrici, dove il canale è proprio conformato per far aumentare la pressione del flusso. Trattandosi di un'operatrice, il compressore tenderà a far crescere la pressione mentre il flusso evolve attraverso la macchina. Viceversa, nelle macchine motrici vedremo sempre in maniera più approfondita quando tratteremo le turbine termiche, normalmente queste palettature, soprattutto le subsoniche, sono poco sensibili agli urti. Si riesce a fare un disegno della pala che, dove bene o male bisogna avere belle incidenze per cominciare ad avere degradazioni di energia meccanica significative. Invece nei compressori no, appena subito il problema diventa per noi sensibile. Quindi abbiamo detto tre tipologie, imbocco, dentro, uscita di condotti. Per quanto riguarda dentro, già abbiamo accennato, gradienti delle velocità dovuti ai modi secondari con degradazione di energia e soprattutto poi comunque anche l'azione di quelli che sono gli stati limite sul profilo della pala e sui vari elementi della macchina che comunque vanno a definire il mio canale. In questo senso in genere si parla di perdite di profilo facendo riferimento allo stato limite che si genera proprio sulla pala, interazione tra fluido e cassa, quando invece andiamo a considerare appunto lo strato limite che ad esempio si va a formare sul mozzo. Per quanto riguarda lo sbocco, ancora qui abbiamo il problema che all'uscita del canale, se andiamo a vedere quello che accade per una singola pala, abbiamo un flusso che proviene dal dorso, un flusso che proviene dalla valle. Le due storie termodinamiche in realtà sono state diverse, perché ormai abbiamo capito che è ben diverso quello che accade sul dorso rispetto a quello che accade a valle.
questi due flussi in realtà si andranno a miscelare tra di loro, creando questa miscelazione, generando tra l'altro una scia che vedete rappresentata qui. Quindi anche questo comporta delle perdite che normalmente vengono chiamate perdite di miscelamento. Quindi fondamentalmente un casino. Perdite dovute a questi nodi vorticosi che tra l'altro poi si vanno a interagire l'uno con l'altro, intrecciandosi, strati limite, dove lo strato limite può essere attaccato, ma poi a un certo punto si pure distaccherà, quindi abbiamo distacco della vena con ulteriori problematiche riguardo sia lo scambio di azioni sia appunto la reazione di energia meccanica. Per ogni tipologia di macchina in realtà si cerca in qualche modo di tirare fuori delle correlazioni che permettano di descrivere in maniera semplice tali perdite. Si incrociano insieme approcci sperimentali, approcci numerici e si cerca appunto di tirare fuori in base alla teoria qualche correlazione che ci permetta di che ci permetterà di stimare le perdite, perché poi il nostro obiettivo sarà sempre renderle minime, perché noi dobbiamo tirare su il più possibile il rendimento della macchina. Molto spesso avremo dei dati, delle correlazioni in cui globalmente, base a una serie fondamentalmente di informazioni riguardanti la geometria e la velocità del flusso, la velocità di attraversamento, ci permetteranno di stimare quelle che sono delle perdite appunto globali, tenendo insieme, compendiando insieme tutti quanti questi. Chiudiamo giusto questo argomento e poi facciamo una pausa. Che forma avranno queste correlazioni? Allora, normalmente si ragiona, queste correlazioni danno delle informazioni o di perdita energetica oppure di perdita di pressione totale, perché la pressione totale è qualcosa tramite un tubo di Vitot che abbastanza facilmente si misura dal punto di vista sperimentale. Che struttura avranno queste correlazioni? Facciamo riferimento a quelle che riguardano la perdita energetica. Se trattiamo di effetti viscosi e effetti degli strati limite, facciamo riferimento per analogia alle perdite di carico che abbiamo in una condotta, caso che ben conoscete. Ricordate quello che chiamiamo coefficiente di attrito per la densità del fluido, caso incompressibile, velocità di attraversamento al quadrato, lunghezza del condotto, diametro equivalente. Ora, noi per fortuna andiamo a che fare sempre con flussi completamente sviluppati nelle nostre turbomacchine, flussi turbolenti completamente sviluppati. Definiremo un numero di Reynolds della macchina nella prossima lezione, bene o male per tutte le macchine quando questo supera 10 alla quinta, questo è un apice, non è un pedice, scusate, supera il valore di 100.000, il flusso è completamente sviluppato, il flusso turbolento. Ricorderete questo C con F, nel caso di flussi turbolenti completamente sviluppati, è costante. Quindi, se ragioniamo per analogia con questa semplice relazione, la degradazione di energia meccanica che noi possiamo imputare all'azione degli strati limite dipenderà fondamentalmente dalla geometria del condotto, dal fluido che lo attraversa, e dal quadrato delle velocità appunto di attraversamento. Torniamo a quello che vi dicevo prima: in fluidodinamica, bene o male, le perdite energetiche sono sempre legate ai quadrati delle velocità. Quindi, per una geometria definita, per noi in generale vedremo che la maggior parte delle correlazioni avranno questa struttura. Le perdite specifiche riferite all'unità di massa le faremo dipendere dal quadrato della velocità di attraversamento, dalla C quadra. Dopodiché dovremo fare attenzione a quale velocità prendere, se stiamo in un modo relativo, se stiamo in un modo assoluto, se è il caso di fare una media tra le varie velocità che possiamo definire in un condotto. Quindi alla velocità, e quindi ancora una volta, se la geometria è definita, portata volumetrica e velocità sono legate in maniera univoca tra di loro, possiamo esprimerle in funzione del quadrato della velocità, della portata volumetrica.
Quando ragioneremo sulle caratteristiche elementari delle nostre macchine, noi terremo conto appunto delle degradazioni per effetti viscosi tramite questa relazione, delle relazioni per il funzionamento in fuori progetto e quindi urto con la relazione che abbiamo visto prima, e faremo i nostri ragionamenti per passare da quello che è il lavoro scambiato tra fluido e macchina a quello che è l'energia effettivamente meccanica, ad esempio recepita dal fluido che attraversa. Ok, a questo punto ci definiamo anche un rendimento di palettatura, in realtà già l'abbiamo fatto la volta scorsa. Se l'energia meccanica scambiata, effettivamente scambiata tra fluido e macchina, è diversa da quello che è il lavoro di Eulero scambiato a causa delle degradazioni, potremmo definire un rendimento di palettatura che fotografo quello che accade ad ogni elementino di fluido che, ad esempio in una motrice, imbocca il condotto statorico, esce, entra nel condotto rotorico e viene scaricato dal condotto rotorico. Lo potremo misurare tramite questo lavoro scambiato rispetto all'energia meccanica che era stata effettivamente messa a disposizione del fluido. In realtà questo ragionamento già l'abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Per un'operatrice sarà l'inverso. In tal senso, occhio, perché esiste una differenza tra il lavoro di palettatura e il lavoro euleriano, bisogna un po' d'acqua, e il lavoro ideale Y, perché esistono le degradazioni, ma questa differenza non è pari alla sommergibile delle degradazioni, perché se abbiamo a che fare con una macchina termica, ricorderete dal corso di macchine che ci sono gli effetti di recupero o di controrecupero. Quindi in realtà delle degradazioni che abbiamo di palettatura associate alla palettatura che abbiamo visto fino adesso determinano il sorgere di questa differenza, ma non è, sono, la loro somma non è esattamente pari a questa differenza, proprio per questi due problemi. Lo sarebbe solo se mandiamo, se rendiamo molto molto piccolo il salto di pressione, in questo caso che esiste il rapporto di espansione, lo mandiamo a 1, che esiste tra monte e valle dello stadio di una macchina motrice, ossia se ragioniamo più che in termini di rendimento adiabatico, come presuppone questa definizione, ragioniamo in termini di rendimento politrofico, che gli inglesi non a caso chiamano rendimento di piccolo stato, perché come ricorderete rendimento isentropico e rendimento politrofico tendono allo stesso valore quando il salto entalpico, il salto di pressione tende a 1. Ragioniamo in termini di pressione. Il rapporto tra le pressioni tende a 1. Comunque, su questo ci torneremo poi per ogni singola macchina termica. Ok, facciamo un attimo di pausa, ragazzi, come al solito, partito.